Ciao, buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti al nostro canale. Io sono Ali. Io sono Ali. E siete su Allauri Channel. Back to school, hashtag 5. Oggi infatti vi parleremo delle nostre tre agende che utilizzeremo quest'anno. Sì, perché non ci siamo più limitate, perché da 1 siamo passate a 2, da 2 siamo passate a 3. Perché e come abbiamo deciso di organizzare e comprare tre agende differenti. Perché vi giuriamo che hanno un senso. Sì, sì, alle Auri non fanno nulla a caso, tutto mai. È sensato. Quest'anno ci sta, ma poi il problema è utilizzarla. E quindi ha poco senso tenerla lì sulla scrivania a prendere la polvere. Noi però vi ricordiamo che i video back to school termineranno domenica. Questo è un grandissimo spoiler, infatti vi accompagneremo per tutta la settimana che precede l'inizio della scuola. Speriamo tanto di tenervi compagnia. Noi però vi ricordiamo di seguirci anche su Instagram, TikTok, alleauri.channel. Ovviamente anche lì portiamo contenuti back to school. E che se avete intenzione di acquistare sul nostro sito alcuni articoli back to school, basta scrivere una mail a ordini@alleaurichannel.it. Iniziamo subito. E volevamo comunicarvi che martedì 12, cioè il giorno prima di quando Lali inizia la scuola, abbiamo deciso di fare una live insieme qua su YouTube, magari se riusciamo anche in contemporanea su TikTok. Sarà la sera, per allora ve lo comunicheremo sui social. Esatto, perché non abbiamo ancora deciso. E prima di spostarci sulla nostra postazione per mostrarvi l'interno delle agende, per organizzarla meglio vi spieghiamo perché le abbiamo scelte tre. Iniziamo dalla prima, ossia quella che avete visto e stravisto. È l'agenda di Ali Auri. Va da settembre dell'anno scorso a dicembre di quest'anno, quindi del 2020. Perciò questa agenda ci accompagnerà fino alla fine di quest'anno, perché noi siamo troppo innamorate della nostra agenda, siamo la nostra prima agenda, e ci abbiamo dentro letteralmente tutto, quindi ci stufiamo anche a passare le cose. Quindi questa la metteremo in cartella, nello zaino, nella borsa, la porteremo a scuola e in università tutti i singoli giorni insieme a noi per scriverci gli impegni di scuola fino a quando non finirà 2023. Poi subentrerà quindi l'agenda della Moleskine nera. Questa qui è annuale, quindi va da gennaio 2024 a dicembre del 2024 e si chiama Legendary Notebooks. Questo qui è il modello Weekly and Monthly Life Planner, settimanale per gli studenti. È molto particolare per essere una Moleskine perché ha questi anelli di sughero che la rendono unica e un po' fragile. Sì, speriamo che sia resistente. Poi noi abbiamo deciso di comprarla annuale perché volevamo portarci quella di Ali Auri fino all'ultimo giorno, esatto, possibile dell'anno, sfruttarla al meglio. Questa qui è settimanale come quella di Ali Auri, riprenderemo pari passo a usare lo stesso metodo che abbiamo utilizzato finora. Abbiamo presa nera, quindi noi avremo le agende uguali, perché esatto. Infatti la terza è l'agenda sempre della Moleskine, sempre Legendary Notebook Weekly and Monthly Student Life Planner. Però come potete vedere le dimensioni sono tipo big. Intanto la colorazione è rosa, non vedete scritto 2024 ma 2023-24, perché parte da, strano luglio di quest'anno fino a giugno del 2024. E questa sarà l'agenda che lasceremo sulla nostra scrivania per segnarci prevalentemente gli appunti di lavoro, le call, perché diciamo che avremo un sacco di cose da fare. Sì. Ci ho anche attaccato lo sticker di Barbie, perché mi ricorda un po', non lo so, l'agenda di Barbie, così rosa, grande. È sempre settimanale, però essendo così grande ha il triplo dello spazio rispetto a un'agendina grande così. Ma infatti questa difficilmente verrà in giro con noi per... E questa qui da Giustacchini l'abbiamo vista anche di colorazione nera e anche di colorazione verde. Le abbiamo prese entrambi da Giustacchini Office Store, però le abbiamo viste anche sul sito della Moleskine. E questa qui invece era disponibile sul nostro sito ed è ancora disponibile se avete intenzione ad utilizzarla, ad acquistarla fino a dicembre. La potete acquistare scrivendo una mail a ordini@alleaurichannel.it. Ma adesso direi di spostarci sulla nostra postazione. Eccoci qui spostate nella nostra postazione. Vi facciamo vedere tutte le agende che utilizzeremo per quest'anno scolastico. Ci siamo dimenticati di menzionarvene una, ovvero la nuova collezione di Flying Tiger. Il Weekly Diary parte da gennaio 2024 e andrà a sostituire la nostra agendina gialla, perché va fino a dicembre del 2024. Ogni settimana è impostata così, con i puntini di sfondo, e c'è un grande pezzo per le note. All'inizio c'è l'habit tracker, gli obiettivi. È fatta molto bene, diversa dalle solite che abbiamo sempre visto da Flying Tiger. E qui ad esempio anche quanto hai bevuto, quanto hai camminato, il tuo mood, il tempo. Invece per quanto riguarda le nostre agende personali, vabbè, noi vi facciamo vedere a fare la nostra agenda di Ali Auri, che abbiamo personalizzato già nel back to school dell'anno scorso. L'abbiamo utilizzata tantissimo, infatti è
piena di bigliettini, post-it. È la nostra bambina, ha una visione settimanale. Ci dispiace tantissimo che non possiate vedere la 2.0, ma non vi preoccupate che arriverà la 3.0 l'anno prossimo. E quindi la utilizzeremo fino a dicembre. In parallelo utilizzeremo anche questa agenda della Moleskine, che parte da luglio 2023 e finisce a giugno 2024. È molto grande, quindi la terremo a casa per i nostri impegni di lavoro, YouTube, social. All'interno è fatta come una Moleskine, ma ha dei dettagli in più, ad esempio questi anelli in sughero, e qua ci sono dei calendari e dei righelli che si possono staccare avendo questa particolarità degli anelli e applicare dove volete nell'agenda, utilizzarli anche come dei segnapagina. Inizia la Moleskine con la pagina dedicata ai personal data, che poi andremo a compilare. Poi c'è il calendario sia 2023 che 2024. Poi due pagine di class schedule, perfetta per segnare tutti i vostri orari. Poi i goals dell'anno. Poi ogni mese si apre con questa pagina iniziale col nome del mese e l'anno. Tutti i mesi sono strutturati nel medesimo modo, quindi noi adesso vi facciamo vedere luglio, però poi sono tutti uguali. La prima pagina sono gli habits, ossia le abitudini. Ne potete scrivere ben 7 e colorare il cerchio in base se l'avete fatto quel giorno oppure vi siete dimenticati. Successivamente abbiamo il calendario per avere una visione mensile di quello che dovrete fare. E poi iniziano tutte le varie settimane. È un'agenda settimanale, sabato e domenica sulla stessa riga, e poi alla fine c'è un creative focus con i giorni da barrare e mood tracker, sempre con i giorni da barrare, e il color code da utilizzare. Così potete anche cambiare il color code ogni settimana. A me piace molto di più la visione settimanale rispetto a quella giornaliera, perché ci fa capire cosa dobbiamo andare a fare, se sarà una settimana stressante oppure un po' più leggera. E alla fine c'è la pagina di review con ben 5 domande: di che cosa sono più orgoglioso, qual è stata la cosa migliore che mi è accaduta, qual è stato il mio sforzo più creativo, che cosa avrei potuto fare di meglio, come posso crescere per il mese successivo. E vi ricordiamo che la Moleskine è in inglese, quindi è anche un plus in più per imparare nuovi vocaboli. Poi alla fine, looking back at the school year, con 4 domande: quale obiettivo dell'anno ho raggiunto, di quale cosa sono più orgogliosa, perché quest'anno è stato memorabile, quali saranno i goal per l'anno successivo. E poi ci sono gli achievement dell'anno, che per chi così magari la ripescherete in un futuro e saprete cosa avrete fatto, che voti avete preso. Poi ci sono 2 pagine dedicate ai progetti e alla fine gli adesivi, che ovviamente non utilizzeremo conoscendoci, però sono molto carini. C'è la tasca. Allora, l'unica cosa che sono un po' gli anelli, perché ci stiamo già accorgendo che non sono iper pratici, però lo sapevamo. Va bene, l'estetica questa volta batte la praticità. E anche l'altra agenda nera sia fatta nel medesimo modo all'interno. Io devo ancora aprirla, quindi adesso ASMR. Ecco l'agenda della Moleskine che inizieremo a utilizzare a partire da gennaio 2024. Dentro è uguale, identica. Qua c'è poi travel planning e my extraordinary moments of the year. Poi abbiamo my priorities. Poi abbiamo sempre gli obiettivi dell'anno e inizia il mese, un po' tristino con questo grigetto. Però poi leitmotiv è uguale all'agenda grande, quindi habit tracker. Looking back at the year, my achievement 2024. E poi queste due pagine un po' strane che non abbiamo mai compreso. Dovrebbero essere etichette queste. Alla fine sempre le due pagine di adesivi e la taschina finale. Anche qui gli anelli, boh, vabbè. Ci speriamo che resistano tutto l'anno. Per questa agenda io continuerò ad utilizzare sempre la penna nera e i midliner zebra azzurro. Io invece ho sempre utilizzato colori a caso, quindi continuerò ad utilizzare colori a caso. Perché ragazzi, cioè, se io devo scrivere una cosa, prendo una penna e la scrivo subito. Poi se l'ho scritta in blu, nero, verde, lo stesso. Ed eccoci qui nell'ultima parte del video, dove cercheremo di decorare un po' la nostra agenda. Allora, io onestamente fuori non si tocca proprio, anche perché penso sia fatta con qualcosa alle mandorle. Io ho solamente attaccato l'adesivo di Barbie. Sacrilegio. Inizieremo decorando questa, perché l'altra magari la decoreremo insieme nelle vacanze di Natale. Allora, abbiamo scelto per la nostra agenda di utilizzare 2 penne principali. Io la Pentel Energel 0.5 nera per scrivere tutto quello che voglio sull'agenda. Io la penna nera, sì, mi sto contraddicendo anch'io, che sono la paladina del blu di Flying Tiger con la forma della chiave. Poi utilizzerò per scrivere questa penna rosa, sinceramente non so la marca, più o meno abbinata al rosa antico. Magari se trovo una penna rosa, secondo antico me è troppo, ci sta chiaro meglio quel colore. L'altra alternativa erano queste tre, però comunque non ci stanno. Ma almeno si vede. Io invece utilizzerò il tratto pen colorazione
versione 08. Abbiamo già compilato delle scritte all'interno della agenda, esatto. Soprattutto la prima pagina, dove c'è scritto: caso di perdita, per favore riportala a myself. Io invece ho scritto Alice Sancassani ASAP, o cioè as soon as possible, quindi il prima possibile. E come premio un bacino. Io volevo scrivere un wash tapes. Abbiamo semplicemente compilato nome e cognome con le nostre mail di lavoro, che esatto. Poi abbiamo sbagliato posto perché dovevamo metterla in work email. Poi qua chiede dottore di famiglia, gruppo sanguigno, allergie, carta di identità, passaporto, cioè robe troppo specifiche che non sapevo neanche io, quindi rimarrà evitiamo. Nel dubbio. E abbiamo scritto favorite film Mamma Mia. E anche Star Wars ho messo. E poi favorite book, io ho messo Gli Perfect di Colin Hoover. Io due pilastri la terra, diritto e castigo. Perfetto. La class schedule io non ce l'ho ancora. Neanch'io ce l'ho ancora. Dobbiamo aspettare a compilarla. E qua ci sono i goals dell'anno. Magari faremo un video dedicato. Abbiamo pensato anche di eliminare luglio e agosto. Ormai sono passati. Cioè proprio toglierli. Ci dobbiamo ancora pensare, perché sennò è peso per niente. Intanto rimane qua in casa. Esatto. Ah, e poi abbiamo compilato il calendario di settembre con alcuni dei nostri impegni principali. Esatto, la settimana back to school, l'inizio scuola, l'inizio università. E volevamo comunicarvi che martedì 12, cioè il giorno prima di quando l'Ali inizia la scuola, abbiamo deciso di fare una live insieme qua su YouTube, e magari se riusciamo anche in contemporanea su TikTok. Sarà la sera, per allora ve lo comunicheremo sui social. Esatto, perché non abbiamo ancora deciso. E poi vorremmo fare anche una live studio, però dedicata ai gruppi studio, su Studia con noi, il sito che ci sta veramente rivoluzionando la vita. Quindi abbiamo deciso di comunicarvela sui social, dovete assolutamente unirvi e partecipare perché è gratuito. Andiamo a inserire degli habits, ossia delle abitudini, in questa bellissima pagina. E tra l'altro c'è scritto che potete scaricare gratuitamente il template sulla pagina di Moleskin, mymoleskin.moleskin.com. Come primo habit, leggere prima di andare a letto. Poi un altro habit, danza. Bere tanta acqua. No, completare le mie to-do list. Potrebbe essere tipo mangiare frutta e verdura tutti i giorni, roba del genere. Però noi le mangiamo sempre, quindi sarebbe un po' strano. Fare merenda. Ieri sera ho letto prima di andare a dormire, quindi adesso lo compilo. No, io no, perché sono svenuta nel letto. Danza la inizierò all'11, quindi prima no. dell'11 non ci sarà quel non colore. Ci sarà quel colore. Completare le to-do list. Beh, sì. Sicuramente ieri l'ho completata. Gli altri giorni non me lo ricordo. Ho deciso di utilizzare questo colore. Di azzurro. Sì. Ma cosa c'entra l'azzurro? No. Mi piace un sacco questo azzurro. Per ora siamo riusciti a completare l'agenda in questo modo. E poi magari ogni mese potremo fare un TikTok di aggiornamento. Posto il calendario. Allora, questi anelli potrebbero rivelarsi più scomodi. No, non mi piacciono, eh. No, per l'agenda così ci sta anche. Ma per l'agenda secondo me che ci dobbiamo portare in giro ed aprire tipo tutti i giorni. Abbiamo avuto una pessima idea. Così può essere anche utile come segnapagina. Sì, perché così scorge e mamma sti anelli. Perfetto, vi lasciamo subito con l'altro. Ciao. Il video termina qui. Spero tanto che vi sia piaciuto. E che vi siano piaciute le nostre tre agende che abbiamo deciso di comprare questo anno nuovo scolastico. Sì, diciamo che è una novità di quest'anno, ma speriamo di riuscire a gestirle tutte e tre. Ci dispiace ovviamente tantissimo di non essere riuscita a fare la nostra agenda di Ali Auri per questo anno scolastico. Però torneremo più forti di prima l'anno prossimo. Però vi ricordiamo che ci vediamo domani con il nuovo video Back to School. Hashtag 6. Ciao!